Ingegnere Calzolari, quali sono le novità di quest'anno per quanto riguarda la partecipazione degli ingegneri nel mondo della normazione e in quello della certificazione? Le novità sono piuttosto significative perché abbiamo ulteriormente migliorato il nostro modo di stare innanzitutto nell'UNI, l'ente nazionale di normazione, e in tutti gli annessi e connessi dell'UNI, cioè gli enti federati e tutti i luoghi dove si forma la normazione volontaria, che poi in quota parte, nei momenti dovuti, può anche diventare elemento di propulsione per la creazione di nuove leggi. E abbiamo razionalizzato la presenza dei nostri esperti, cioè di coloro che la categoria delega a rappresentare gli ingegneri nei vari ambiti, che sono non soltanto gli ambiti tradizionali delle costruzioni, ma tutti gli ambiti dove esiste una produzione, dove esiste un concetto di salute dei cittadini, di benessere, dove esiste un problema di sicurezza. Quindi è una partecipazione molto ampia che vede oggi impegnati più di 170 ingegneri di tutte le parti d'Italia. E da adesso in poi inizierà con queste persone un rapporto biunivoco di collaborazione, per cui ci sarà, come dire, sempre un dai e vai tra loro e noi nel commento e nella formazione di queste norme. Credo che questo sia un fatto molto significativo perché abbiamo messo a sistema delle risorse che prima erano un po' dei battitori liberi. Invece, per quanto riguarda il mondo della certificazione, noi puntiamo moltissimo alla certificazione delle competenze CERTiNGE e stiamo conquistando il traguardo, speriamo di arrivarci entro questo anno 2018, dell'accreditamento dell'agenzia CERTiNGE e di tutto il processo di certificazione da parte di Accredia, secondo la norma internazionale ISO 17024. E questo dovrebbe far diventare l'agenzia CERTiNGE in pratica un vero ente di certificazione che valorizza nel modo più ampio possibile le competenze degli ingegneri.